Eccoci qua, siamo alla stazione centrale abbandonata di Ostiglia. Questa era appunto la stazione sala d'attese. Eccoci qua, intanto si è alzato un po' di vento, passano i treni, questa è la stazione di Ostiglia Nuova dove stanno passando e qua quella vecchia dove c'erano i binari, questo era il deposito treni. Quel che ne rimane. Entriamo dentro la stazione. L'odore non è dei migliori, anche perché vicino c'è una ditta che produce mangimi per animali bruciando i grassi degli animali. Ecco. Qua ci sono dei sotterranei, vediamo dopo. Locale batterie. Qua una piccola cucina. E qui che cosa c'è? A parte un lavello? Praticamente dove aggiustavano i treni, l'officina. Ah, l'officina? Sì. Eh sì, infatti effettivamente. Vietato riparare o registrare durante il moto. Sì, infatti questo era il banco di lavoro. Sì, quello giallo appena ripreso. Divieto di transito contemporaneo di persone e mezzi. Lì presumo fosse un deposito. Facendo il giro per le foto ho trovato anche il bagno. Siamo tornati dove si va nei sotterranei, quindi dai, andiamo. Ma nei sotterranei non c'è assolutamente niente se non spazzatura e questo, ecco qua. Eccoci qua nell'area viaggiatori. Con ancora le obliteratrici e anche una vecchia bilancia. Vediamo come entrare, se si può entrare. Di là no. Di là no? Di fronte a me c'è il silos che veniva riempito d'acqua per le locomotive a vapore. Quella presumo sia una casa alloggio, penso. Siamo entrati in un'altra casa. Ci sono le macchine che passano, saliti al piano di sopra, siamo sul tetto praticamente, ma non c'è niente. Siamo entrati al piano di sotto, probabilmente qua c'era un negozio. Il video di esplorazione di oggi, video vlog, è terminato, quindi io, Samuele, Pietro e il Pink Fluffy Unicorn vi salutiamo.
sperando che vi sia piaciuto. Seguitemi su Facebook e Instagram come La Malettita Feliz e iscrivetevi al mio gruppo Facebook Urbex for Passion, dove posto tutte o quasi le coordinate dei luoghi che visito. A presto, ciao ciao! Ciao! Ciao.